sembra Fiorello arruolato in marina. Signore e signori, amici di Arsenico, ho con me il cuoco internazionale Jean-Louis. Jean-Louis François Loulou de Cacharel, che anche questa sera è con noi per proporre una sua magica ricetta. Questa cucina francese che si mischia con la nostra, questo interscambio di culture. Questa sera ho portato una ricetta anglo-francese. Domandez-moi comment s'appelle. Come si chiama? Questa ricetta di questa sera. Non se ne ricorda. Le cheval. Il cavallo. Avec le chevalier. Col cavaliere. Qui mange les popcorn. Che mangia i popcorn. Questa è proprio una ricetta eccezionale. Pensate, il cavallo. Col cavaliere e tutto. Poi Arezzo, visto che siamo in Piazza Grande qui, così la fanno per il saracino, mangiano il cavallo, il cavaliere e popcorn. Qu'est-ce che c'è il saracino? È una saracinesca, è la moglie del saracino, gliene spiego un'altra volta. Ingredienti. Il faut un cheval. Ci vuole un cavallo. Un cavaliere. Me lo sono immaginato. Un cavaliere. Qui va sur le cheval, essendo cavaliere. Oui. Che se va sotto lo mandano via sotto. Il faut aussi. Bisogna anche. Procurarsi un chilo di popcorn. Un chilo di popcorn è un furgone. Ma perché? Perché? Pourquoi? Perché? Le cheval, il mangia aussi. Mangia anche un po' il cavallo. E un po' il cavaliere. Allora, vous prenez ce. Demi kilogramme di popcorn. Vous le mettez. Era anche, l'ha già mangiato mezzo chilo. È la difficoltà della ricetta. Mezzo lo devo mangiare io. Mezzo chilogrammo con la balla. Con la balla al cavallo. Mezzo chilo di popcorn. Così non si accorge che lo cucinate. No. L'altro mezzo chilo. Vous, si dà al fantino. Vous le donnez alle chevalier. Al fantino. Che va a mangiare. L'altro demi. Quell'altro mezzo chilo. Sì, sembra un teorema matematico. Come si prepara? Il è già preparé. E come si mangia? Cioè, vous avez le cheval, vous avez les chevaliers, vous avez les popcorn, e vous avez complété la circulation. Le cheval avec les cavaliers qui mangent les popcorn. Oui. Io ti lascio con questa sette da vedova sarda.